It's hot outside, so for me it is a brand new day that I shall kiss. And if you feel the same way too, then do the things that I'm gonna do. All we need is a mobile phone to tell everybody we are not at home. And if you have to work all day, then listen what I got to say. Baby, keep smiling. You know the sun is shining. Baby, keep smiling. You know the sun is shining. Baby, keep smiling. You know the sun is shining. Baby, keep smiling. You know the sun is shining. Glasses and tell you how sweet your ass is. Farmacia Scoccianti. I virus hanno le ore contate, anche d'estate. Beauty Comfort, in via Marconi a Spoleto. Con noi accenderai il tuo fascino. SICAF, esperienza e professionalità al vostro servizio. 900, Casual Restaurant in Corso Garibaldi 58. Sei a casa. Allora, inizia qui la puntata di oggi che vi racconta appunto quanto succede qui a Spoleto per il festival, ma anche diciamo nel momento in cui il festival un pochino si riposa, di lunedì. Quindi insomma noi stiamo registrando il lunedì e voi vedrete ovviamente la puntata di martedì. Partiamo proprio qui sotto, dove c'è questo locale molto suggestivo che si affaccia sul Duomo, diciamo così, chiamato Rock Bar, credo, poi Roof e poi adesso Fuori Festival. Diciamo la mente è sempre quella di Tommaso Clarici Monini, che così ogni tanto realizza delle performance. Ecco, se vi ricordate, abbiamo intervistato Clotilde Cappelletti e ci aveva detto che avrebbe fatto questa performance il lunedì pomeriggio, e il lunedì verso le 8. Quindi noi siamo stati di parola, siamo venuti su, quindi ovviamente vedete il lancio di notte, ma vedete poi le immagini sul far della sera. Quindi partiamo proprio da qui, da questo primo step degli spettacoli che abbiamo registrato oggi, questa performance molto particolare sulle musiche del DJ, tra l'altro spoletino ma fermato ormai sembrerebbe in tutto il mondo, che si chiama Simone Stefano Galli. E quindi insomma vediamoci questo spettacolo e sentiremo ovviamente poi le impressioni del pubblico che c'era. Thank you.
prima, sì, ma... scusa, però prima di intervistare la, insomma, la ballerina, chi ha fatto tanto capolavoro, che è il padre della ballerina, che investimento da fare? L'ha vista spesso oppure no? No, non l'ho vista spesso perché lei ha studiato a Amsterdam, ha fatto l'accademia lì e quindi l'ho vista, io ci sono stato un paio di volte, però è sempre una grande emozione per me, poi soprattutto adesso è tornata giù per fare questa cosa da Amsterdam e per me è un piacere rivederla, un piacere, certo, vederla parlare. E qui, sicuramente non ha preso da me comunque. No, perché sentivo anche il pubblico, dicevo, insomma, inneggiavano anche il fatto che salissi sul palco come ai vecchi tempi, insomma. Quando... avrei veramente rovinato tutto il profilo la performance. Va bene. Tutto il profilo, insomma, artistico della serata. È un orgoglio però, no? Beh sì, è un orgoglio, poi come sempre vedere i figli è un orgoglio, poi lei mi sembra anche brava e quindi ancora, certo, di più, certo. Guarda, veramente, no? Avevamo... Dimmi un po', sono curiosa invece. Di che cosa? Di cosa hai pensato? Ho pensato, guarda, ci ho anche pensato a dirti quello che avevo pensato. Bene, sono contenta. Ho pensato che eri, però non, cioè, non pensate male di tua volta, che eri sull'orlo di qualcosa e dovevi oltrepassare e che quindi non avevi mai il coraggio di oltrepassare, alla fine lo fai, però poi torni indietro. Mi piace questa interpretazione, sì? La prendo per buona. La prendo. No, però dammi la tua allora. No, in realtà parte da anche lui che ha composto, insomma, la musica GS, parte da un punto di fragilità, vulnerabilità e in realtà la maggior parte della performance è improvvisazione, quindi non è, era una parte era coreografata da me. Però il che ti chiami, scusa? Clotilde Cappelletti. Era così, deve darti un po' di sprint. Insomma, però il fatto che tu parti, no? Sì. Diciamo, perché alla fine di quella cosa e poi ritorni l'insicurezza, la fragilità sta nell'orlo ti manda sempre sull'orlo del precipizio, no? Ho capito. Perché c'è un tuo grande fan che si chiama Antonio. Certo, dicendo, a parte prima ha detto quella è mia figlia, l'ha detto da quattro volte, poi ha detto, dice, lei fa ballo concettuale. Sì, insomma, vengo da una base di danza contemporanea che poi io preferisco sviluppare in maniera abbastanza, sì, concettuale, pensata. Concettuale sembra troppo intellettuale. Tanto intellettuale, sì, poi meno, l'arte concettuale meno. È stata una stagione un po' complessa. Esatto. Bene. Grazie di essere venuti. Grazie a te, te l'avevamo promesso. È noi, vero, guarda, mantenete le promesse. È brava, uno delle poche esempi, credo, di persone che mandiamo le promesse. No, grazie mille. E tanti, però, fino adesso abbiamo parlato di varie cose, non ti abbiamo fatto i complimenti, che sei bravissima. Grazie, vi ringrazio. Niente, però sappiamo sempre, perché noi abbiamo le fonti dirette, che non rimarrai a lungo. No, e torno, vai dove? Dove torno andrai? Ad Amsterdam, dove ho la mia base, insomma. Certo. Quindi sono tornata per questo bel evento. Ma addirittura, bene. Poi quale sarà il tuo, le tue idee? Non lo sappiamo. Vediamo. Qualche performance dentro il Museo Van Gogh? Magari, vediamo, dai, mo li chiamo. E comunque, venite al Fuori Festival perché anche il prossimo weekend ci saranno delle belle performance, delle belle cose, belle cose. Beh, già il posto è spettacolare. Poi l'idea di Tommaso da sempre un po'... Dei giovani spoletini che organizzano con le proprie mani delle belle cose. Benissimo, grazie e tanti complimenti. Grazie a voi, ciao. Eccolo, allora, eccoci. Ah no, non ti abbiamo importunato prima della performance. Grazie. E adesso facciamo il lancio, ormai dando per spacciato che avremmo incontrato te o Tommaso. Ho detto il doppio cognome. Non è stato facile. Non è stato facile. Doppio cognome, ho detto. Doppio, te e Tommaso. No. Te e Tommaso. No, Tommaso Carici Monini, giusto? Carici non c'è il doppio. È stata complicata accettarla, è stata una lunga storia. Però insomma, ecco, dicevamo che abbiamo registrato questa performance in questo locale dove tu fai sempre queste cose un po' particolari. Sì, quest'anno finalmente siamo riusciti a coinvolgere comunque un'atmosfera, un clima principalmente 100% spoletino, quindi abbiamo formato questa nuova squadra dove siamo principalmente in 15 nello staff, dove ci siamo divisi comunque in macro, poi di conseguenza micro, per tutto ciò che concerne tutti i blocchi di comunicazione, di organizzazione, di produzione.
e di gestione di tutto quanto lo spazio, siamo riusciti comunque a portare in 24 giorni un buon progetto finalizzato comunque al Fuori Festival, allo spazio che coinvolge e che unisce proprio lo Spoletino con il ballerino di Tel Aviv, magari della Bashava Dance, o come comunque volta, con l'Hector Gang. Esattamente, abbiamo resumato il vecchio Meeting Quella Point spirito, che nel 93 cioè, comunque è andato perso, e nel 2015 abbiamo resumato e stiamo continuando a coltivare anche più, sempre più intensi all'interno dello spirito spoletino e delle energie spoletine e delle nuove leve spoletine che certo, stanno impegnando ecco, la propria vita verso l'arte e verso la cultura. A questo proposito, Clotilde non la conosciamo abbastanza bene, quindi ne abbiamo parlato, però noi abbiamo parlato di Stefano Galli, giusto? Stefano Galli. Dici due cose sul DJ. Stefano Galli è un portava questo nuovo lavoro. Stefano Galli HGS, dove porta il suo live sotto forma del nome di Siege, porta questo ibrido che ha lavorato negli anni, dove è la sua espressione artistica coltivata comunque in 12 anni di carriera da DJ, e di conseguenza ha aperto il suo mondo e ha evoluto il suo mondo da DJ proprio in musicista. Stefano comunque ha coltivato, ha girato e sta continuando a coltivare la sua immagine e il suo savoir-faire sulla musica. Benissimo. Senti Tommaso, prima che ci prendono sotto noi ti facciamo tanti complimenti perché sei sempre così particolare. Quella volta tutta. Come si chiamava quel DJ che hai portato? Scusa, non Jeff Mills. Jeff Mills. No, molti se lo ricordano perché riempisti all'epoca Piazza del Duomo, no? Che non è mai una cosa semplice. Primo connubio tra musica classica e elettronica nel Festival dei Due Mondi. Ecco, poi c'è stato Francesco Tristano che ha fatto un bellissimo spettacolo, era differente, chiaramente, era un altro show. Certo. Un altro concerto. Comunque, bravo Tommy, eh. Signori, grazie, così, sempre un piacere vedersi. Alla tanto. Prossima. Crilù, tessuti e complementi d'arredo, tendaggi, tovagliati, biancheria, salotti. Crilù è selezione dei materiali, progettazione, esecuzione e posa in opera, abiti su misura con splendidi tessuti. Vi aspettiamo per un preventivo gratuito e senza impegno. Crilù. Area 34, la stazione di servizio dove il carburante viene microfiltrato due volte. Quando esce dall'autocisterna e quando entra nel serbatoio della tua auto. Area 34, il motore ringrazia. E io che ho l'auto elettrica? Trovi anche la colonnina di ricarica. Area 34. SICAF, traslochi, raccolta rifiuti, smaltimento amianto, disinfestazione di aree pubbliche e private. E allora, viva la SICAF! Stefano, dermopigmentista e tatuatore. Luisina, estetista e make-up artist. Silvia, estetista e consulente di bellezza. Claudia, nail artist e insegnante onicotecnica. Chiara, estetista e nail artist. Siamo Beauty Comfort. Aleo Immobiliare. Mi dà proprio fiducia. Se compri, se vendi. Se l'agenzia immobiliare Aleo vi contatterà, sarà sicuramente per un'ottima proposta. Aleo Immobiliare. Se mi chiedi quanto costano le tasse, ti risponderò come sempre. Meno di quello che pensi. Da oggi la farmacia Scoccianti consegna direttamente a casa tua i tuoi medicinali e i tuoi presidi. Basta soltanto una semplice telefonata o un messaggio WhatsApp con un costo aggiuntivo di 2 euro alla spesa totale.
Farmacia Scoccianti a casa tua. Buon festival dalla Farmacia Scoccianti. Ristorante 900, Casual Restaurant. 900 è diventato grande, più spazio, più amici, ma lo stesso calore di sempre. Novecento, sei a casa. E allora, adesso ci vediamo finalmente il servizio sulla Darwin inconsolabile. Diciamo, ci hanno fatto attendere tanto per avere le immagini di questo spettacolo, ma finalmente eccolo con tutte le interviste che avete già visto, ma le rivediamo tutte insieme in questo servizio proprio registrato al Caio Melisso. Ma Riccardo, non si fuma al supermercato. Smetti di bruciare le cose. Vi prego, fatemi fumare almeno. Ci mettono la multa. Perché non ti pettini mai? Ma mia, che palle! Oh, si comincia male. Ho capito. Ma poi la spesa con i buoni al supermercato, ma perché non li contano a casa, i buoni? Niente, a te ti interessa molto questo discorso dei buoni e per niente il fatto del sesso interspecie. No, non mi interessa. Sai che invece avevo? Neanche tra gli elefanti orfani e i rinoceronti. Oppure una volta tra uno scimpanzé e un rospo. Ah! Su! Su! Sì. Gioia, su. Gioia. Col commento sonoro proprio non ce la facciamo. Io mi sto stranendo. Io sto facendo un lavoro sulla tanatosi. Sai, quegli animaletti, no? Che fanno finta di essere morti, maleodoranti. E vedi, fatalità, quale fatalità? Qua c'è la colpa per te che ragioni con queste categorie arcaiche da carnivora giudeo-cristiana. Ti piace la colpa? No, no, mia no. Sei tua. E poi si manca il mio. Tua del 68, dei baby boomer e del problema. No, per una volta. Che sono stata in barca nel 68, ma il giorno dopo non sono andata. Sono andata in piazza a fare la rivoluzione. È stata una grande menefreghista tu e tutta la tua generazione, una vita passata a sprecare la vita. Guarda quanta plastica che hai comprato, la vita tua e quella degli altri. Destino. Ma ci crede e non ci crede, dai, lo sai che l'ho fatta. Su. Quella è nata podalica, non si fida mai. Comunque però voglio dire però che questa cosa dell'interspecie che mi ha spiegato Troia stamattina mi ha affascinato, sai? Ho aderito subito come ci piace fare a noi, ci spiego, ma proprio siamo di famiglia adesivi, diciamo. E con quest'anziana proprio... Ma guarda, ci avrei scommesso. Non guardate, non date corda. Ok. Nasce questo. Nasce... Vito secondo. Ah, questo è Vito secondo. Cioè, perché chiamarlo scimmione quando è palesemente Vito per secondo? Per capire, una stirpe. Ah, la linea genealogica di Viti. Quindi come anche è bene, quanto è male. Guarda il cervello limbico molto grande, sì, molto... Sì. Questa è la e questo è... Sopra di noi sono, dietro di noi vanno oltre noi, sono enti complessi, i progetti, tu non li puoi pensare o capire. Insomma, io sono quasi stentata. Che faccio?
Allora Lucia, innanzitutto tanti complimenti. Grazie. Noi abbiamo dato un riassunto, ma Piero ce l'ha subito cassato perché è troppo semplicistico. Noi abbiamo detto una madre che scompare, che finge di essere morta per attirare l'attenzione. Lui ci ha detto no, è tanta più roba, però questo avevamo letto. Lo so, erano anche le mie note di regia iniziali, sai, uno le note di regia le scrive molti mesi prima di aver finito il lavoro. E questa madre rappresenta, per me, è tutta una grande metafora della madre natura, che non è una brava persona, madre natura, diciamo, non necessariamente. Come diceva Leopardi. Lo dicevamo, si è saputo dire, diciamo, no? C'è quella ferocità della vita, che si nasce e si muore allo stesso tempo, senza soluzione di continuità, quindi questa famiglia è una metafora dell'essere mondo, dell'essere natura, e questo allarme della tanatosi, a me piace pensare, ma chissà se si capisce, mi piace pensare che forse la terra ci stia facendo questo scherzetto dicendo sto morendo, esatto. Fate qualcosa, sto morendo. Per darci un po' qualche segnale. Un piccolo segnale. Allarme, sai, la campanella, poi c'è chi la sente, chi non la sente, e forse l'estinzione è una vocazione di ogni vita e dobbiamo prenderla con seraficità, ecco, quindi più o meno... Inevitabile, dici. Inevitabile e senza risposta, io non ho risposte, certo. Siamo in questo presente confuso, disastrato, feroce, anche allegro e felice, appena andiamo al mare, appena siamo qui, è un presente contraddittorio, e lo spettacolo lo è anche, soluzioni non ne ho. Quindi insomma era più complicato, c'aveva ragione forse Piero. Guarda, ci sono dei bambini che tu non hai visto forse, che stanno facendo proprio una manifestazione e ci hanno accusato di essere quelli grandi che distruggono il pianeta. Che gli avete distrutto il mondo, che gli abbiamo distrutto il pianeta. E allora dice fate qualcosa, ci hanno detto proprio... È quello, i crimini futuri, accusate i crimini futuri verso l'umanità. Io penso che sia così, ma lo faranno loro quando saranno grandi. Bene, noi intanto buttiamo là siamo qui, sì, il sospetto che possa finire così. Fondamentale, grazie, grazie mille. Tanto, grazie, buon lavoro, ciao. Anche a te, grazie. Viva l'altro festival! In molti ci hanno chiesto di rivedere tutto insieme il cocktail che poi termina con l'altro festival. L'altra volta l'abbiamo visto intervallato all'intervista con il nostro amico Giorgio Flamini, quest'oggi ce lo rivediamo tutto d'un fiato con la musica giustificata e poi con l'esplosione di questo fantastico cocktail con l'altro festival. Festival.
Allora, siamo venuti qui alla Rocca questa sera perché per la prima volta quest'opera che vedrete, che si chiama Delicatessen, è stata quindi realizzata davanti a un pubblico vero. È un'opera che i ragazzi avevano già scritto e realizzato però online, perché proprio in piena pandemia, e finalmente sono riusciti a metterlo in scena in questa cornice che ovviamente è spettacolare qui della Rocca, nel cortile d'onore, e finalmente con un pubblico vero che ha, come sentiremo, sottolineato le varie parti di questo lavoro in maniera realistica e non soltanto guardando davanti a uno schermo di un computer. Quindi vediamo il lavoro, sentiremo l'emozione degli attori e anche del regista, e ovviamente le impressioni un po' anche discordanti del pubblico che è venuto ad assistere a questo lavoro. Venite con noi, non ve ne pentirate. Veniamo non soltanto dal fallimento, ma proprio dal disastro più totale e completo. Abbiamo costruito passo dopo passo, caduta dopo caduta, tutto quello che sta alla base di questa famiglia. Ci sono stati fallimenti nella famiglia, fallimenti nel lavoro, fallimenti a crescere con i figli.
segreto? Un'alimentazione genuina. E poi non perdo mai una puntata dell'altro festival. Da Gasperini Arte, un poster, tante soluzioni, solo da Gasperini Arte. Ristorante 900, casual restaurant. 900 è diventato grande, più spazio, più amici, ma lo stesso calore di sempre. Novecento, sei a casa. Massimo e Moreno Liberali, il festival della sicurezza. I consigli di Massimo e Moreno nei locali completamente rinnovati. Punto Gomme, il festival della sicurezza. Da oggi la farmacia Scoccianti consegna direttamente a casa tua i tuoi medicinali e i tuoi presidi. Basta soltanto una semplice telefonata o un messaggio WhatsApp con un costo aggiuntivo di 2 euro alla spesa totale. Buon festival dalla farmacia Scoccianti. SICAF. Traslochi. Raccolta rifiuti. Smaltimento amianto e noleggio attrezzature. Disinfestazioni di aree pubbliche e private. SICAF, da 30 anni al vostro servizio. Piaciuto? Sì, sì, piaciuto. Che lascia un'opera così? Prego. Che cosa lascia, dico? No, a me non è piaciuto assolutamente. No? Ho trovato davvero superficiale il modo di affrontare i problemi complessi della famiglia e anche un po' stantia. Grazie. Grazie a lei. Signore, è piaciuto? Tantissimo, proprio bravi. Bravi sti ragazzi. Piaciuto a voi? Molto, molto, piaciuto? Veramente, sì. Piaciuto? Molto. Tu sei un po' parte in causa però, penso, no? Come? Fai parte, dico, anche tu dell'Accademia? Sì, sì, sì. Sono bravi sti ragazzi? Molto, molto. È stato un bellissimo lavoro. Senti, questo è un lavoro proprio originale o è un, insomma, diciamo, una messa in scena di un testo già, insomma? Che io sappia, potrei sbagliarmi, credo sia una scrittura, una drammaturgia originale. Originale. Sì. Perfetto, grazie. Che ci dici, insomma? Molto bello. Ti è piaciuto? Molto bello. Allora, bella anche la scenografia, tantissimo. Questo, piaciuto? Sì. Una spettatrice mi ha detto che era un modo un po' superficiale di trattare la famiglia, tu lo trovi così? No, era molto ironico, vabbè, era lieve ironico, insomma, però mettere in luce tutte le patologie più carine. Bene, senti, quindi un voto? Ma guarda, 7,5. 7,5? 8, sì, 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 per benissimo, questo tempo. Va bene. Grazie, buonasera. Lei da incompetente? Io direi che è molto rappresentativo di tutte le strutture della famiglia italiana, almeno fino a una generazione fa, che poi con la situazione che stiamo vivendo forse si è riproposto palesemente nel quotidiano di molte famiglie, perché questa reclusione forzata, certo, ha accentuato, certo. E questa probabilmente è una bella rappresentazione, certo, in forma leggera e divertente di quello che poi spesso si vive all'interno delle famiglie, purtroppo. Beh, tu ne eri incompetente poi. Vabbè, però questa è più sociologica che teatrale, certo, come considerazione. Allora, siamo con Andrea Lucchetta, che non è il pallavolista, però, esatto, la battuta ci stava.
ci siamo già visti due anni fa. Sì. E ci ritroviamo qui per uno spettacolo che hai, cioè raccontacelo un po'. È praticamente il mio saggio di diploma fatto in accademia, che è lo spettacolo che più o meno sancisce, diciamo, la fine del percorso triennale come formazione. Quindi sono stato molto contento, siccome ha debuttato durante, diciamo, la prima ondata di Covid, non è mai stato aperto al pubblico, quindi sì, diciamo, è stato molto emozionante, importante per me, soprattutto per gli attori, diciamo, avere la possibilità di farlo appunto vivere nella collettività. La prima assoluta è stata? La prima... Davanti a un pubblico decisamente sì, essendo adesso usciti da questa situazione, diciamo, per ora. Certo. Senti, tu l'hai scritto e hai fatto la regia? Ho collaborato con la drammaturgia, ma la drammaturgia è stata praticamente elaborata da Francesco Petruzzelli, che è un altro attore diplomato ormai da una decina d'anni d'accademia. E senti, l'idea del chitarrista è sempre tua? L'idea del chitarrista sì, è una scelta mia, diciamo, di lavorare su una drammaturgia musicale, lavorare su, diciamo, vedere il teatro come unione fra le arti, quindi la scenografia, la musica, il costume, certo. E chiaramente il lavoro attoriale, che per me è prioritario, diciamo. Certo. E dopo quindi questo saggio sei stato bocciato o promosso? No, non so, penso promosso. No, sono stato promosso. 110 all'ode. Allora. Va bene, senti, grandi complimenti. Grazie mille. Allora, siamo con questa ragazza bellissima. Anna Bisciari. Ecco, okay. Te la dice che è un nome e un cognome. Beh, facciamo così. Che però dalla scena, io te lo dico vedendo da qui, insomma, non sembravi così bella, però questo è un altro discorso. Ma comunque sembravi bravissima come... Grazie, insomma, mille. Sei risultato. Senti, com'è stato questo lavoro? Beh, è stata una bella esperienza, poi in un luogo così bello è stato più emozionante. Diciamo, è stato tutto di fretta, avremmo voluto restare ancora di più, però è stato bello così. Senti, ci diceva il regista che è stata la prima volta che l'avete messa in scena col pubblico. Sì, sì, è stata un'emozione, infatti, ecco, perché l'abbiamo fatto da soli nel teatrino a Roma, un po' tristemente online, invece qui è stato bellissimo. Certo. Senti, che reazione avete avuto fino adesso del pubblico? Del pubblico? Sembra soddisfatto, adesso aspetto anche i miei genitori, che penso siano quelli più severi, adesso vediamo come va a finire. Non so i genitori come Vincenzo, spero che non ci siano più, insomma. Certo. Senti, ci avete rivisto qualcosa della vostra vita in questo lavoro? Oppure... Beh sì, nelle dinamiche familiari ci si ritrova, poi ci siamo molto aiutati a vicenda, parlando, c'è stato un lavoro di incontro, di scambi di riflessioni, quindi sì, ognuno ci ha messo un po' di tristezza di propria e anche di gioia. Sì, senti, una cosa così da profano in questo senso, quando fate queste cose dove c'è un po' anche molto contrasto, per esempio tu con Vincenzo, ma dopo questa cosa però finisce subito. Sì, poi dopo siamo amici calcio. Come prima, ecco, sì, anzi adesso andiamo a mangiare insieme, sì, poi qua a Spoleto. Però qualcosa invece scatta mentre lavorate? Quando lavoriamo, uno si appoggia alle emozioni, più che altro con il pubblico che c'era un sacco di emozione, quindi si trasforma poi dopo in rabbia. Senti, allora, abbiamo sentito qualche parere discordante, no? del pubblico. Chi diceva che la tua così disamina un po' della famiglia è stata un pochino superficiale, chi invece l'ha trovata spettacolare perché proprio calzante, anche se forse di qualche anno fa delle famiglie, ma ancora attuale per certi versi. Perché ti sei così preso questo tema? Cioè, che cosa hai voluto raccontarci? La scelta del tema del testo è nata da un confronto con il regista. A me è stato commissionato questo testo, che inizialmente si intitolava La felicità della famiglia Cardillu, da Andrea Lucchetta, che si diploma alla Silvio D'Amico in regia con questo spettacolo. E avete, diciamo, lavorato un po' in sinergia, ci diceva Andrea. Sì, abbiamo parlato a lungo per capire di che cosa lui voleva, con che cosa volesse diplomarsi, cioè con quale, affrontando quale argomento volesse diplomarsi. E facendoci delle chiacchiere sulla sua famiglia, sulle nostre famiglie sostanzialmente, lui si è domandato se, partendo da degli interrogativi che nascevano dal rapporto tra i suoi nonni, non fosse esagerato, non fosse presuntuoso parlare dei fatti della sua famiglia. Ora, non è biografico il testo, alla fine, ma io mi sono sentito di rincuorarlo dicendogli che di fatto, quando uno va a vedere Amleto, per esempio, si fa i fatti di Amleto. Certo, quindi certo. Che fosse la famiglia Cardillu, che poi ritradotta in Delicatessen, e ci si facesse i fatti della famiglia Lucchetta, magari, certo, non avrebbe fatto danno a nessuno, posto che, ripeto, non c'è autobiografia, in realtà non c'è biografia, io non ho intervistato nessuno dei panelisti, sono stato lasciato libero di andare per conto tuo. E credo che il tema dell'essere felici, ovvero
se si possa essere felici stando insieme e stare insieme nonostante non si sia più felici all'interno di una coppia, di una vita familiare, credo che sia un tema all'ordine del giorno per tutti noi. Quindi, un po' l'idea che della ragazza Maria, credo, no? Dici non ti sei mai concesso di essere figlio, credo una cosa del genere abbia detto. Ecco, questa qui forse è un tema ovviamente che tocca un po' tutti, insomma. Sì, anche l'incapacità di essere, di essere felici. Ben due personaggi in questo spettacolo mostrano di essere completamente incapaci, evidentemente per natura, di essere felici. E questo è un dramma che riguarda molti, molti che hanno per esempio tutto, hanno avuto tutto dalla vita eppure non riescono ad essere felici. Perfetto. Allora, abbiamo parlato con tua moglie, ovviamente di scena, e ha detto che però tu nella vita non sei così. Sei così? No, assolutamente no. Senti, com'è stato questo diciamo lavoro impegnativo, abbiamo capito? Questo lavoro è una ripresa di un lavoro già fatto in accademia, il saggio di diploma del nostro regista compagno di classe, che ha voluto fare un'operazione molto particolare, cioè infilare il dialetto natale di ognuno e metterlo in bocca a ogni personaggio dell'opera. Quindi quello che si è visto oggi è una rielaborazione, una riapertura di quel lavoro fatto con il dialetto. C'era qualcuno che una volta disse per dire bene una battuta bisogna pensarla nel proprio dialetto e poi dirla. Ecco, questo lavoro di ripresa di un lavoro già fatto in dialetto ci ha permesso, secondo me, ma secondo tutti, perché ci abbiamo messo veramente, non per eufemismo, ma pezzi di cuore in questo, in questo spettacolo, e quel lavoro lì di ripresa dal dialetto è stato fondamentale. Quindi è tutto merito del regista, noi ci abbiamo solo messo la lingua e la faccia. Molto. Senti, ho chiesto anche ai tuoi colleghi, è stato emozionante finalmente poterlo portare davanti a persone vere. Incredibilmente emozionante. Noi abbiamo avuto l'unico feedback che abbiamo avuto di questo spettacolo, è stato un feedback telematico online. Quindi guardavamo quel numerino di YouTube e dicevamo però sta crescendo, non sta crescendo. Però effettivamente questo apre alla possibilità di avere un archivio che non è teatro, però è qualcos'altro, un archivio che è riprendibile. Non so a quante persone abbia mandato quello spettacolo per farlo vedere, per condividerlo, per far vedere che era in giro. Quindi è una lama a doppio taglio, non è teatro, ma non è neanche la totale negazione del teatro, è la giusta pillolina che bisogna prendere in questo periodo particolare. Però questo non sembra il feeling con il pubblico mancava a tutti da mesi, da un anno e mezzo in realtà, ed è stato incredibile poter anche giocare insieme. L'altro festival è tardissimo, è notte fonda. Come vedete qui la piazza e la città ormai è deserta, e lunedì tutti quanti dormono perché domani è martedì, e noi vi attendiamo sempre con gli stessi orari, sempre nello stesso canale, canale 11. Siete veramente tantissimi e la cosa ci fa tanto tanto piacere, perché è insomma, no, un peso, insomma, una fatica abbastanza importante tutte le sere, tutti i giorni uscire per realizzare questa puntata dell'Alto Festival, però il vostro affetto ci ripaga di tutte quante le nostre fatiche. Un grandissimo bacio, a domani.